di Assad Matoni, che ci parlerà della decarbonizzazione dello shipping, che è un argomento. Innanzitutto grazie, buon pomeriggio a tutti, sempre grazie dell'invito a questi eventi che sono sempre proficui per un confronto tra tutti gli operatori. Ma allora io vorrei partire, anch'io partendo dal titolo, Nessun porto è un'isola, riprendo un po' quello che hanno detto gli amici terminalisti, prima Antonio, poi il dottor Gallozzi, e lo sintetizzo in un semplice concetto, ovvero nel fatto che al centro di tutto oggi la vera cartina al tornasole per l'efficienza e la competitività di un porto e di un sistema portuale è la merce. Non è più soltanto la nave, non è più soltanto la banchina, non è più soltanto quello che ci sta dietro nel retroporto, ma tutto ruota intorno alla merce. Cioè se la merce transita, arriva in import o in export in maniera, come dire, rapida ed efficiente con i servizi ad essa connessi, questo determina ed incide sull'efficienza complessiva del sistema. E quindi, come nessun porto è un'isola, in un'ottica di connettività e di interconnessione complessiva di tutti i servizi, ovviamente oggi non può prescindere questo aspetto anche da quello che è l'aspetto nave, che deve essere complementare, così come viceversa, all'aspetto banchina e all'aspetto retroporto. E quindi, come nessun porto è un'isola, anche nessuna nave è un'isola. In che senso? Nel senso che la merce o il passeggero, ma in questo caso facciamo il caso della merce, che in ogni caso viene trasportata, arriva o parte via nave, ovviamente è influenzata anche da tutta una serie di dinamiche che come dire, esulano dalla semplice operatività di tutto quello che accade in porto e nel retroporto. E uno di questi fenomeni che oggi influenza anche questo aspetto è la decarbonizzazione. Decarbonizzazione del settore che oggi è un dato di fatto, riguarda l'intera filiera, dalla nave alla banchina, al retroporto, a tutti gli operatori coinvolti. È un dato di fatto di cui dobbiamo prendere atto e ovviamente se da un lato abbiamo gli armatori che stanno facendo, hanno fatto, stanno completando i compiti a casa in materia di decarbonizzazione per adeguarsi a quella che è la transizione energetica, dall'altro lato la controprestazione deve essere ovviamente delle infrastrutture di terra che sono efficienti e che sono competitive. E quindi noi in questo contesto abbiamo quello che è il fenomeno dell'elettrificazione delle banchine o cold ironing, se vogliamo utilizzare gli inglesismi che oggi piacciono molto. Devo dire che l'Italia in tema di infrastrutturazione delle banchine e di elettrificazione delle banchine è l'unico Stato membro che dei 27 oggi presenti sostanzialmente ha finanziato per intero nell'ambito del PNRR con gli effetti post-Covid, in un'ottica di ripresa comune del sistema, questi interventi che oggi le autorità di sistema stanno sostanzialmente terminando, banalmente stanno aggiudicando, completando le fasi di aggiudicazione delle gare per la realizzazione dell'infrastruttura di banchina, del terminalino, per il cui tramite poi passa l'energia elettrica che arriva, come dire, alla nave che si sta predisponendo oggi a seconda dei segmenti, se pensiamo alle crociere, per cui oggi più del 50% delle navi da crociera nel mondo sono già predisposte per il cold ironing, il contenitore si sta bene o male adattando, il RoRo Pax sta facendo lo stesso. È una notizia di qualche giorno fa che a Barcellona una nave porta contenitori ha effettuato la prima operazione di connessione sostanzialmente con la spina, passatemi il termine, e quindi è stata la prima operazione di cold ironing effettiva nel Mediterraneo. Arriveremo a questo anche in Italia verosimilmente di qui a un paio d'anni e questo è sicuramente un buon risultato. Però in questo contesto ci sono tre aspetti secondo me, secondo noi anche come associazione armatoriale, che oggi non può prescindere dall'avere anche una visione a tutto tondo su quello che succede anche in banchina e nel retro, come dicevo prima e come dicevano anche i colleghi poc'anzi, che sostanzialmente si articola su tre macropunti. Il primo punto riguarda quella che è la ripresa dei tavoli tecnici ministeriali di concertazione che da un lato devono definire le linee guida per quelli che sono, secondo me, o come le chiamo io, la materia da ingegnere, cioè lo stato dell'arte sulle connessioni, quanti megawatt consuma un determinato tipo di nave in quel porto piuttosto che in un altro.
E allo stesso tempo dall'altro lato ci sono i modelli di governance, le linee guida sui modelli di governance, o meglio su chi poi gestirà l'infrastruttura di cold ironing in banchina, prima Antonio ne accennava in termini di sostenibilità, è un qualcosa che deve essere individuato e deve essere gestito. Oggi ci sono alcune autorità di sistema che già si sono portate avanti anche in un'ipotesi di definizione di modelli di gestione, abbiamo sentito prima il commissario straordinario del porto di La Spezia che ne ha accennato in qualche modo un qualcosa in termini di individuazione dei servizi di interesse economico generale, ma trattandosi di linee guida ministeriali, secondo noi dovremmo in realtà concentrarci su una regola di fondo più flessibile che permette, soprattutto in determinate realtà più strutturate e anche integrate, la libera scelta del terminalista di pensare anche di autoprodurselo il servizio, o meglio, di gestirlo, posto che il cold ironing non è tanto un tipo di servizio intensivo dal punto di vista del lavoro del capitale umano, ma è sicuramente intensivo e impegnativo dal punto di vista del capitale da investire, per cui in qualche modo un ritorno deve esserci. Dall'altro lato poi il secondo aspetto riguarda quello dei profili di responsabilità. Occorre individuare quelli che sono i profili sia giuridici che operativi, ma anche banalmente assicurativi, della responsabilità di chi gestisce il cold ironing, sia esso un operatore pubblico, sia la stessa autorità di sistema, sia un affidamento in concessione, un SIEG soggetto terzo che è deputato all'erogazione di quel servizio. Oggi si parla molto, nelle scorse settimane tutta una serie di studi legali italiani hanno tenuto una serie di convegni sul cosiddetto contenzioso climatico, che in realtà riguarda un po' la qualunque, vi sono dalle clausole contrattuali banalmente per le ipotesi di demurrage o di fenomeni di impatti ambientali legati a sversamenti di gasolio in mare e via dicendo, ma anche tutta la questione assicurativa. È un tema non banale e deve essere in qualche modo, come dire, snocciolata e anche definita a livello centrale per poi permettere nei singoli contesti di adattarla e di trarla a seconda delle esigenze operative. Il terzo e ultimo profilo è l'aspetto tariffario. L'aspetto tariffario che deve essere composto, la tariffa dell'energia elettrica e del servizio, di due aspetti: dal costo del lavoro da un lato e dall'altro lato il semplice costo dell'energia elettrica. Ora qui c'è una decisione importante della Commissione europea che ha esentato con uno schema di aiuto da circa mezzo miliardo, sono 570 milioni, da qui al 2033, gli oneri di gestione o gli oneri di sistema, a seconda di così di se si vogliono chiamare o meno in un modo o nell'altro. Questo senz'altro aiuterà in un'ottica di definizione della tariffa futura, ma qui, e qui poi vi lascio arrivando alle conclusioni nell'ultimo minuto, uno spunto di riflessione è quello che ci dà ESPO. Ci dà ESPO in una posizione sposata qualche giorno fa, dove si inizia a dire sostanzialmente che la tariffa per l'energia elettrica, per il servizio di cold ironing in banchina, dovrebbe verosimilmente arrivare ad essere defiscalizzata. Ovviamente c'è un tema di fondi da reperire, ma in realtà, dato che parliamo di decarbonizzazione, i fondi da reperire già ci sono, perché, come sapete, c'è la normativa regolatoria dell'UE che da un lato è l'ETS, quindi sono i fondi che deriveranno dall'emissione di certificati ETS già in vigore, e dall'altro lato ci sono i fondi della Fuel EU, che forse avete sentito nel corso dei vari panel di questi 2-3 giorni, che sostanzialmente prevede delle sanzioni a carico delle navi di qui ai prossimi anni, in un'ottica sostanzialmente di standardizzazione e di regolazione delle emissioni sulla base dei carburanti alternativi prodotti. Posto che oggi esiste ancora un differenziale, qui chiudo, tra la tariffa energia elettrica e il costo, ad esempio, per l'utilizzo lato nave di carburanti alternativi, senz'altro arrivare a misure anche di defiscalizzazione di questa tipologia di tariffe sulla base di fondi che già lo Stato incamererà a partire dal 2025, utilizzando i fondi derivanti dall'ETS e utilizzando i fondi derivanti dalle sanzioni della Fuel EU, è ovviamente una soluzione plausibile che va nel senso di quello che dicevo prima nell'incipit dell'introduzione del mio discorso, sul fatto che nessun porto è un'isola, nessuna nave è un'isola, ma tutto è collegato in un'ottica di andare a costruire assieme l'efficienza energetica e la sicurezza energetica del sistema paese, come diceva anche il direttore Liguori, in un'ottica di Porto Italia, dove c'è una visione comune che accomuna tutti gli attori del settore, dalla nave alla banchina al retroporto, e come
come dire, si arriva in qualche modo ad una definizione unica di regole comuni di ingaggio che poi possono essere applicate e possono portare anche a benefici per l'intero comparto. Grazie. Grazie per averci dato una disamina, insomma, abbastanza chiara su quella che sarà la situazione.